siamo cautamente ottimisti, no? Come parola d'ordine, cioè, siamo cautamente ottimisti usciti da quel tavolo che possa arrivare a una soluzione. Quale che sia, si sta lavorando con discrezione, stanno lavorando i miei colleghi di Marinella S.p.A. con discrezione per addivenire a un risultato positivo con Renovo. Ci vogliono tanti elementi, ci vogliono che si combinino la volontà dei soci, dell'acquirente, di limare certi aspetti, però la volontà mi sembra che in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, sia quella di andare verso una soluzione che sia positiva, della quale saremmo tutti quanti contenti. Se questo non è, ahimè, purtroppo il tempo è finito. La speranza è quella che si possa chiudere nel più breve tempo possibile in modo positivo e che l'inizio di un nuovo percorso possa essere l'inizio anche per il territorio, perché lo si diceva prima, l'abbiamo detto tutti, quindi non mi sto a ripetere, però credo che possa essere veramente un volano importante. Io spero che rimanga il più possibile il territorio di Marinella un'azienda agricola, con la tutela delle produzioni agricole e dell'allevamento, perché sono convinto che se si rilancia, si riparte con imprenditori nuovi che hanno voglia di impegnarsi oggettivamente e si riparte con un progetto sul latte, il latte Marinella può tornare sulle tavole di Spezia, e come su Genova sta tornando il latte delle valli genovesi da parte di un piccolo progetto, ma che sta avendo riscontro positivo da parte del consumatore, sarebbe la stessa cosa per il latte di Marinella. L'importante è quello. Noi agricoltori, ogni volta che un pezzettino di terra viene tolto e si vede costruire una casa o costruire qualcosa di diverso che non è produttività agricola, soffriamo. E sono 350-400 ettari che sarebbero una grossa sofferenza perderli. E io, Fausto, mi auguro di scrivere il prima possibile che Marinella continua a esistere, la fattoria, i lavoratori, e che ci sia veramente uno sviluppo reale di una zona che è talmente ricca di possibilità che è veramente un delitto e che siamo costretti un po' a piangere sul latte versato. Ecco, io non voglio che si pianga più sul latte versato.